Capitano del Crema Federico Cantoni, sulla punizione, lancio illuminante per Baresi e grandissimo gol. Crema che comunque batte il Caprino 2-1 e raggiunge la vetta della classifica. Sì, guarda, l'importante è che la palla sia andata dentro, questa insomma, è una delle nostre forze, comunque le palle inattive le sfruttiamo sempre abbastanza bene, insomma, l'importante è che abbia portato i gol al Crema e alla vittoria, ecco, questo conta. Era un test importante, per quanto riguarda soprattutto la prospettiva del Crema contro una formazione quadrata e solida. Ce l'avete fatta disputando secondo me un ottimo secondo tempo dove avete alzato i ritmi rispetto alla prima frazione di gioco. Sì, nel primo tempo loro forse sono andati fuori ritmo loro, nel senso che comunque hanno veramente pressato in ogni zona del campo, ci hanno messo in grossissima difficoltà, sono una squadra che mi ha impressionato, ecco, però le partite durano 90 minuti, quindi siamo stati bravi a non prendere il secondo gol, a non perdere la testa, poi nel secondo secondo me abbiamo legittimato questo risultato, ecco, anche se siamo solo alla quinta di campionato. È bello essere in testa, è bello aver conquistato la vetta della classifica, però ecco, adesso dobbiamo essere bravi a mantenerla. Con la tua esperienza, Federico, questo primato che cosa può dare? Sicuramente qualcosa in più in vista della gara di domenica a Villa Dalmè. Vabbè, il primato è un'arma a doppio taglio, nel senso che comunque può anche nascondere delle insidie, perché comunque rimanere in testa non è facile. Però vi temono. Sicuramente chi ci incontrerà ancor più di prima ci darà del filo da torcere, però ecco, è bello, dai, è inutile negarlo, essere primi è bello, però arrivare là non dico che sia facile, il difficile è rimanerci. Che cosa hanno insegnato queste due vittorie, domenica a Casatenovo e quest'oggi in rimonta? Hanno insegnato che questa qui è sicuramente una squadra che ha carattere. È chiaro che non deve diventare un'abitudine, perché Un po' pericoloso come non abitudine. sempre avremo la fortuna di riuscire a rimontare, ecco, sarebbe anche bello andare in vantaggio e vincere. Comunque, ecco, questo è un segnale che questa squadra, oltre alla qualità, ha anche carattere.